È tutto pronto per l'inizio della seconda parte di questa prima semifinale. Brescia 4, Posillipo 3. Un parziale probabilmente inatteso. 4 su 6 per la squadra di Bovo con l'uomo in più, compresa una doppia superiorità numerica. 2 su 5 per quella di Brancaccio, che ha saputo trovare anche un gol a uomini pari, l'unico del match, quello di Saccoia, quello del 2-2 a fine primo tempo. L'approccio alla gara del Posillipo è stato pressoché perfetto e dalle parole di Roberto Brancaccio aveva fatto intendere proprio questo, ha messo in guardia i propri giocatori nell'avvio di non lasciar scappare via una squadra come il Brescia, che forse è un po' inconsciamente sottovalutato, ma più che sottovalutato ha messo già la testa a quella che può essere la partita di dopodomani, anche un'inconscia riserva di energie mentali e nervose per l'eterna sfida contro il Recco. Si ferma Di Martire in questo sprint del terzo tempo, intuendo probabilmente la distanza eccessiva al pallone rispetto al proprio avversario. Adesso il Brescia imposta con Cristian Presciutti e poi Nora. Ai due metri si è portato Muslim, controllato da Simone Rossi, gli ringhia addosso il figlio d'arte, mentre qui è proprio Rossi a intervenire, ma c'era in precedenza un fallo su Nicolas Presciutti, un fallo semplice che consente al Brescia, no, c'è l'espulsione di Marziali, arriva in un secondo momento perché in realtà bisognava controllare il numero di Calottina prima di mandarlo fuori. Protesta ancora Marziali con l'arbitro Paoletti, mentre qui Figlioli, serve Presciutti e poi il diagonale di Rizzo, perfetto. Lo scarico di Nicolas Presciutti è più di un passaggio, in pratica fa sedere mezza difesa del Posillipo e poi lascia al compagno la diagonale vincente, quella del primo break del Brescia, 5-3. Che bravo qui Nicolas Presciutti, due giocatori, il centrale ma anche il palo, gli sale incontro con una grande finta. Lui ha non solo aver realizzato il gol del più uno alla fine a 1-12 alla chiusura della seconda frazione, ma anche lui a servire questo splendido pallone con questa finta di tiro con due giocatori posilipini che gli rovinano incontro. E per Valerio Rizzo è un gioco da ragazzi, con Tommaso Negri che si appende alla porta come gesto di stizza. Primo break della gara e arriva all'inizio della terza frazione. Tre reti consecutive per il Brescia negli ultimi tre minuti netti di gioco, a cavallo tra secondo e terzo tempo. Il pressing di Presciutti su Saccoia è ritenuto falloso, prova altrettanto a fare Rizzo, anche qui c'è il fallo, ma e il fallo è del giocatore posillipino. Sì, brutta palla questa di Saccoia, quando si dà un pallone al compagno mai a metà strada tra i due giocatori, ma va data sempre più larga, dove consente ovviamente al tuo compagno di fare anche un passo indietro, però di andare in sicurezza a prendere la sfera. Controfallo per Muslim, riparte il Posillipo con il pallone al portiere Negri. Saccoia difende la sfera dall'attacco di Nora a metà vasca esatta. Il capitano del Posillipo controlla il piazzamento di Marziali, ma c'è l'interruzione del gioco da parte di Paoletti. Il fallo di impeding di Cristian Presciutti su Massimo Di Martire. Appena annullato una superiorità numerica il Brescia sul punteggio di 5-3 per la squadra lombarda, mentre intanto è scivolato Bovo, tutto a posto per il tecnico lombardo, ci ha fatto passare un paio di secondi e adesso il time out proprio per Bovo e per il Brescia. Allora, 1, 2, 3, non capisco più un cazzo. Cristian, un cazzo.
E allora, Valerio, iniziamo, facciamo uno con tua posizione 2. Ok? Nicolas va, tu vai a 1, tu vai a posizione 3, Petra a 4, Mlađa sul primo palo secondo. Facciamo 1 e poi 6. Ehi, al limite ti apri tu, Ale. Due a due il primo tempo, 2-1 per il Brescia il secondo, con la squadra posillipina che ha tenuto testa ai Lombardi per metà gara, e solamente all'inizio di questo terzo tempo c'è stato il primo strappo, il primo break della formazione di Sandro Boo. Avanti 5-3, 6 minuti da giocare in questa terza frazione. Muslim per Rizzo, la superiorità del Brescia, l'ottava a disposizione. Presciutti per Figlioli, intervento di Copeliadis, recupera palla Figlioli, il tiro potente con Negri che respinge e le superiorità del Brescia vincenti, Nicola. Si fermano 5 su 8 quelle per ora realizzate. Chiede il movimento, il mancato movimento dei pali, il pallone di Nicolas che è Presciutti, che avrebbe dovuto entrare all'interno dei due metri invece di uscire, prendere il pallone e servire l'esterno Figlioli, sul quale Copeliadis prima tocca il pallone, poi consente comunque il tiro a Figlioli su cui si distende Negri. Saccoia, conclusione velenosa a fil di palo con carambola sui montanti esterni. Anche la deviazione, a mio avviso, andiamo a rivedere. Sì, sì, esatto. Di Rizzo. Avanza Nora, lo aspetta Rossi, il pallone per Figlioli. Poi Janovic nell'angolo di post 1. Figlioli. Se vi cerchi un po' scomposto quello lombardo, adesso vanno piazzandosi i giocatori di Sandro Boo. Nora avanza, lo scarico sul lato opposto per Nicolas Presciutti, la saetta da lontano del giovane bronzo di Rio, palla fuori. Ha dovuto il Brescia posizionarsi meglio perché aveva il mancino in posizione 3, che è il vertice del semicerchio offensivo, e quindi fin quando poi non è andato Nora in posizione 2 con lo scivolamento di Figlioli, è poi andato a concludere con Nicolas Presciutti. Copeliadis scambia con Mattiello, poi Saccoia, c'è il fallo grave di Figlioli su Marziali ai due metri, time out chiamato da Brancaccio. Secondo fallo grave per Pietro Figlioli, così come a rischio definitiva c'è Mlađa Janovic in casa Brescia, mentre in casa Posillipina c'è Massimo Di Martire, Scalzone e il capitano Saccoia. Edo, Massimo. Venite qua, oh, vieni, facciamo, oh, ascoltate, 5 diagonali corte, 5 diagonali corte, non lunghe, ok, pari te, 5. 2 su 6 per il Posillipo, così qui con l'uomo in più. Adesso ha disegnato il proprio schema Roberto Brancaccio per poter sfruttare questa opportunità di ritornare in scia al Brescia. Per ora uomini pari, il Posillipo sta reggendo ottimamente perché il Brescia è andato a bersaglio solo con l'uomo in più sin qui in due tempi e mezzo di gioco. Manzi, molto bello il suo spostamento, lo scivolamento fino alla corsia, poi Saccoia che allarga per Di Martire, il pallone giocato da Mattiello ed è una diagonale ad uscire vincente per Giuliano Mattiello, che segna la rete del 5-4. Gran sventola che sorprende del lungo, guardate qui, doppia rotazione, prima l'ingresso di Manzi all'interno dei due metri, poi quello di Di Martire, sono ingressi che sembrano che possa essere una perdita di tempo, ma tutt'altro, perché sono tutte rotazioni e controrotazioni che spostano ovviamente il 3-2 disegnato dalla difesa di Boo, con poi il tiro vincente di Giuliano Mattiello che rimette in scia il Posillipo 3 su 7 nel fondamentale della superiorità. Dopo le ultime tre fallite torna a bersaglio, mentre qui adesso guadagna l'espulsione, finisce nel pozzetto Rossi, la superiorità l'ha conquistata Vukcevic. Janovic per Gallo e poi il pallone schiacciato da Vukcevic, ma c'è Negri a far buona guardia.
Un ottimo intervento ancora del portiere genovese trapiantato, sì, a Napoli, con anche l'intervento di Edo Manzi, e lui a dare il contributo maggiore in questa azione difensiva. Con il disappunto di Bovo, avrebbe potuto certamente far meglio Nikola Vukcevic, il montenegrino. Manzi costretto ad arretrare, il tempo a disposizione è scaduto, il pallone è gettato via. 3:30 in questo terzo tempo, da giocare ancora, un solo gol di vantaggio per il Brescia. Rizzo, palla a Gallo, attaccato da Picca, poi è Bertoli, mentre c'è un controfallo, contrattenuta su Mattiello da parte di Vukcevic. Trattenuta del costume, Mattiello ha fatto vedere, venendo fuori con il busto quasi in maniera orizzontale, la mano della calottina numero 12. E poi la nuotata disinvolta e sciolta fino ai 2 metri. Pallone da Manzi proprio per Mattiello, che su da 7 camicie, marcato da Cristian Presciutti. Le finte di Manzi, una sventola che del lungo devia, dando ancora il possesso palla per 30 secondi al Posillipo. Chiede Roberto Brancaccio che la palla deve andare a finire in posizione 1 prima della conclusione. Vuole avere maggiore profondità nell'azione. Ultimi 3 minuti di questo terzo tempo. Picca per Saccoia. Poi Mattiello. Va in pressing adesso il Brescia. Ancora Rizzo su Saccoia, lo costringe agli 8 metri. Poi Manzi, non ha compagni da servire. È ottima la difesa di Bertoli, che spinge lontano Papakos sulla linea dei 5 metri. Infatti va a dargli una mano Saccoia come doppio centro. Manzi per Mattiello, deve andare al tiro il Posillipo. Picca, serve Di Martire, la beduina e la parata di Del Lungo sul gesto istintivo ma di puro sangue di Giampiero Di Martire. Vediamolo. Era anche indirizzata bene con il polso, con giustezza. Il portiere della nazionale del Brescia non si fa sorprendere. Questa volta il fallo è di Picca, che lo sa, prima ancora che venga tirato fuori il suo numero, va ad accomodarsi nel pozzetto. Superiorità per il Brescia. Janovic per Gallo, che aveva perso momentaneamente il possesso della sfera. Rizzo, la finta, Presciutti, il pallone girato da Bertoli in rete, il gol dell'ex, quello di Zeno Bertoli, che riporta il Brescia sul più 2, 6-4. Quanta fatica comunque per la squadra di Sandro Bovo per avere la meglio di questo Posillipo. Questa deviazione in diagonale eseguita magistralmente da Zeno Bertoli, lui che è nato e cresciuto nelle giovanili posillipine, anche tante stagioni con la calottina rossoverde, per poi trasferirsi sulla, appunto, a Brescia già da diverse stagioni. E i pali fanno la differenza, con Bovo che anche in precedenza ha chiesto ai propri giocatori proprio di servire i pali, anche il tiro di Vukcevic in una superiorità trascorsa poteva far certamente meglio. Fa bene e fa ritrovare la 2 lunghezze di vantaggio il gol di Bertoli a 1:40 dalla chiusura del terzo tempo. 10 reti in questa partita. Attenzione a Marziali, gran girata, e poi è Del Lungo andare a prendersi la sua stessa respinta prima che il Posillipino possa andare in tapin. 10 reti in tutta la partita sin qui, una sola in parità numerica. Tanto è Marziali a frenare Bertoli a metà vasca, evitando il rilancio. 20 secondi che se ne sono andati per il Brescia, che adesso ha a disposizione appena 5 secondi per la propria azione. Muslim e ottiene il massimo, c'è un altro possesso palla dopo la deviazione di Negri sul fondo. È andato fuori i 5 metri, qui l'intelligenza tattica di Muslim, devo spiegarla, con il pallone in mano al portiere dopo 20 secondi è uscito ai 5 metri perché o prendeva un fallo e poteva fare l'alzo e tiro, ora invece lui reo del fallo in attacco, o diversamente come ha fatto, è andato a concludere e ha preso nuovi 30 secondi.
Io ancora mi chiedo come Tusak faccia a meno di questo giocatore, però certo la Croazia ne ha in abbondanza. Sì. Mattiello intanto ferma il gioco, Paoletti manda nel pozzetto Di Mar, Presciutti, anzi no, cambia idea Gallo. Sì, è Gallo che non ha consentito a Massimo Di Martire di muoversi, di entrare all'interno del perimetro, con due mani lo ha bloccato, impeding, e quindi la superiorità numerica, la ottava per il circolo di Mergellina. Manzi per Saccoia, sui pali Marziali e Rossi, il pallone per Giuliano Mattiello, il pallone no look per Marziale, poi Saccoia, ancora una gran bella rete per Paride Saccoia, e la grinta del capitano rossoverde esce fuori in questo finale di terzo tempo, 6-5 nonostante i due falli gravi addosso. Va a realizzare il gol del meno uno e va a togliere una bella ragnatela nella porta alla sinistra di Marco Dellungo, dopo che una grossa accelerazione finale nell'andare a trovare il giocatore meglio posizionato per andare a concludere. Posillipo che si porta su un 4-8, 50%, alla stessa percentuale anche se con due gol in, con due superiorità numeriche in più, 5-10 il Brescia. Una bella partita sta venendo fuori in questa prima semifinale. Janovic per Figlioli. Ancora Janovic, arriva sul perimetro, alla diagonale libera, sceglie il passaggio al centro, la beduina di Muslim che sorprende mezza difesa napoletana. 7-5 a 8 secondi dal termine. Il Brescia quando vuole sa far male, in appena 20 secondi netti ha trovato la rete del nuovo doppio vantaggio. Splendida la beduina di Muslim, di cui abbiamo tessuto le lodi qualche minuto fa, con il Brescia che realizza il primo gol in parità numerica, che fa il pari e il contraltare quello di Saccoia, adesso quella palla sotto di Copeliadis, ultimi 4 secondi al termine, andremo a vedere la conclusione di Pietro Figlioli, qui sfugge il pallone. E nulla da fare, e poi ci si lancia in questo elicottero che è più spettacolo che altro. Palla che termina sul fondo, 7-5 il parziale, con un punteggio del terzo tempo che è di 3-2 per la formazione bresciana. Doppio vantaggio, sentiamo prima Bovo e poi Brancaccio a rimbalzo di linea. La prima, quando partiamo, Petra, che siamo schierati, dopo il gol, andiamo a prenderci il mancino, così evitano di farti fare il giro a uno, no? Vai diretto sul tuo mancino, sei tu che scegli in quel caso, perché devi andare sul difensore? Scegli tu e vai sul mancino. Uomo in più, loro stanno molto larghi con 1-4, per cui va bene rimanere chiusi da 1-4, perché giocano sotto il bordo, ma con i due esterni possiamo essere più aggressivi, a turno, salgo e scendo, un po' più aggressivi. Dobbiamo, Pietro, aspetta un attimo, dobbiamo giocare con la testa davanti. L'accettazione della difficoltà passa dall'idea che anche per i centri non possiamo prendere la posizione dopo un secondo. Dai! Non dobbiamo subire a questi coglioni! Ok? Zazza e Nicola, ancora okay. Parole di Bovo sotto l'aspetto psicologico, Francesco. Questa semifinale si è rivelata un impegno completamente diverso rispetto probabilmente a quello che i ragazzi in acqua, non Bovo, avevano immaginato e preventivato. Sì, direi proprio di sì, anche se in questi due tempi lentamente il Brescia sta mettendo e facendo venire fuori la propria forza, ma anche la maggiore qualità, anche una panchina un po' più lunga rispetto a quella posillipina. Posillipo che comunque sta reggendo molto bene, nell'ultima occasione in cui è andato a realizzare Muslim si è arrabbiato moltissimo Giuliano Mattiello, con ragione a mio avviso, perché nel momento in cui chiama il pressing un difensore, non può arrivare il pallone quando sta cercando di andare in fase di anticipo, quello che appunto ha fatto
Giuliano Mattiello e la beduina spalla alla porta meravigliosa di Muslim. In questa immagine che ci ha mandato Franco Venditti, un bovo che sembra un leone in gabbia cammina ripetutamente in circolo in quello spazio che ha a disposizione. Nervosamente il Brescia è avanti 7-5, due gol di vantaggio, margine che può bastare, ma certamente sarebbe stato ben diverso nelle intenzioni del tecnico e della squadra lombarda. Intanto l'uomo in più ancora per il Brescia, fuori il numero 11 Manzi, Nora per Presciutti, ancora Nora, Nicolas, poi Figlioli. La cannonata che arriva di Nicolas Presciutti, che prende in pieno la spalla di un avversario, palla sul fondo. 6 su 11 con l'uomo in più per il Brescia. Brescia che ha fatto stazionare il pallone nell'auto di destra invece di farlo rimbalzare dalla parte opposta, dalla mano buona, dove secondo me in quel triangolo c'era una superiorità numerica nitida. Quindi sporca la sua media e la seconda espulsione ora per Zeno Bertoli, che finisce nel pozzetto. L'uomo in più del Posillipo adesso, 4 su 8 nei primi tre tempi. Di Martire per Mattiello, l'altro Di Martire, Massimo adesso, Saccoglia, Mattiello, il tiro a pelo d'acqua che stavolta è centrale, non può ingannare Del Lungo, e poi ferma il gioco la coppia arbitrale nel pozzetto. Mattiello si è scontrato in pratica con credo Rizzo nella ripartenza, anzi con Figlioli, ed è stato valutato impeding nel movimento. 15 secondi se ne sono andati, ora è piazzato il Brescia per giocare la superiorità, ma c'è l'espulsione di Saccoglia, è la terza per il capitano rossoverde. Nora, mentre protesta vivacemente Saccoglia dopo questa espulsione, la finta di Presciutti, il tiro di Christian sull'assist del fratello, in pratica Nicolas missa il movimento che aveva portato alla rete Rizzo per il 5-3, adesso è quella del 8-5 per il Brescia in doppia superiorità. Posillipo che pian piano sta cedendo e perde anche pezzi. Beh, una partita dispendiosa sia a livello fisico anche a livello diciamo di espulsioni che fioccano da una parte e dall'altra, con il Brescia ancora una volta con Nicolas Presciutti che compie quel passaggio in più, non è la prima volta che lo ha fatto in questa sfida, va sottolineata a mio avviso questa ottima e la lucidità del giocatore nato a Roma e consacratosi al Brescia. Infatti eccolo qua inquadrato, è lui a servire il fratello Christian che griffa l'ottavo gol, massimo vantaggio di Brescia. Dunque ha terminato la propria partita il capitano del Posillipo, Saccoglia, tre falli gravi per lui, mentre adesso l'interferenza è di Janovic, troppo ravvicinato dopo il primo fallo fischiatogli, quindi subito numerica per la squadra napoletana. Manzi per Di Martire, ferma il gioco Paoletti, c'è un'altra espulsione e finisce nel pozzetto Christian Presciutti, e la prima doppia a disposizione del circolo nautico Posillipo. Decide di giocarla in 6 contro 4, non elimina un giocatore, tanto rientra il giocatore espulso e si torna quindi in 6 contro 5. Manzi e la rete in diagonale del Mancino, che sale sull'ascensore per andare a incrociare questa sua battuta. 8 a 6, proteste intanto che arrivano dall'acqua da parte di Giuliano Mattiello, che rischia molto a mio avviso, mentre intanto il cartellino giallo viene sventolato al tecnico partenopeo Brancaccio. Con Edo Manzi che si apre, questa volta lui che era andato in maniera in diverse occasioni a sacrificarsi con le scivolate all'interno dei 2 metri, trova una bella diagonale dove sale Vukcevic, non garantisce l'angolo corto e quindi Del Lungo deve prendere una posizione di porta più verso il primo palo.
e realizza il suo gol, la sua doppietta. Espulsione anche per Giampiero Di Martire. E ora salgono un po' anche i toni. Il numero dei contatti sta diventando pericolosamente complicato da gestire anche per i due fischietti. Esce Massimo Di Martire con il pallone fra le mani, annullata anche quella superiorità, 7 su 13 per il Brescia. Di Martire aspetta l'arrivo dei compagni, in particolare del fratello minore Giampiero, lo invita ad attaccare. Non si è azzerato i 30 secondi di possesso, ne mancano due probabilmente adesso al tavolo della giuria. Dovranno appunto i giudici dire quanti secondi mancano. La lucidità di questo ragazzo, appena 19 anni, si è girato, ha controllato il tempo. Ma è giusto così, a pallanuoto il possesso, il 30 va visto sempre, va sempre controllato. Giusto così, eccolo, va... Vedete, si è fermato e chiede i 30 secondi grazie a Franco Venditti. E ora va anche a spiegarsi con Cristian Presciutti, che furbamente è andato a togliere il pallone dalle mani. E due calottine tre si confrontano. E ora verrà fuori quanti secondi mancheranno in questo attacco posilipino. Conciliabolo al tavolo della giuria con Saeli e Carannante che... aggiustano il timer per restituire 14 secondi di possesso palla al Posillipo. Non so se siano quelli esatti, ma comunque la squadra rossoverde si ritrova comunque schierata in questo momento, quindi seppur ha perso un paio di secondi, però ha il perimetro disegnato, il semicerchio disegnato. Mattiello, Manzi è andato a prendersi i due metri Papakos, mentre può avanzare Giuliano Mattiello. Dalla distanza il tiro murato da Vukcevic. Stiamo entrando nell'ultimo ottavo di partita. Del Lungo non ha compagni da servire. 13 secondi prima di appoggiare il pallone a Nora. Con calma Nora, poi Presciutti, ancora Nora. Il palleggio prolungato fra i due, il pallone imbucato al centro, guadagna l'espulsione Vukcevic, il fallo di Mattiello. Siamo di fronte alla 14ª superiorità del Brescia e Presciutti qui non ha la lucidità, visto che il pallone sbuca in mezzo a un nugolo di braccia, non ha la velocità per... Espulsione netta, nitida, e questo è un passaggio forse teso, un po' troppo teso, di Rizzo, il quale non riesce ad assorbirlo Nicolas Presciutti e a indirizzarlo verso la porta di Negri. Manzi, Mattiello, Di Martire, Papakos, intervento di Cristian Presciutti a spezzare l'azione del Greco, a interrompere prima che questi arrivi al tiro, con botta sull'avambraccio determinante. È sempre il capitano del Brescia, lui a trascinare i compagni, mentre in fallo in attacco di Figlioli. Sì, che ha spostato con due mani, nel vero senso della parola, Giampiero Di Martire. Sì, sì, lo ha preso e spostato di peso. Mattiello. Vukcevic in marcatura su Papakos. Mattiello attende secondi preziosi mentre il Brescia si mette a zona M. Fallo di Cristian su Di Martire. Pallone per Rossi che riesce a farlo suo, poi intervento ancora di Cristian Presciutti. Viene segnalata una irregolarità proprio per Presciutti, che adesso va a parlottare con Di Martire. Proteste. Sì, perché bisogna riazzerare i 30. E intanto arriva un cartellino rosso per la panchina del Posillipo, che però ha ragione, protesta. Sì, protesta vibrantemente, finisce Gigi Massimo Esposito, il consigliere, il dirigente accompagnatore del Posillipo. La giuria si è fatta un po' una dormita in questo caso. Bisogna andare appunto adesso a capire se c'è il pieno possesso del Brescia e il Posillipo è ritornato
diciamo in possesso della sfera, devono essere riazzerati 30 secondi, diversamente ne rimarranno 6. Tanto sale il numero delle scintille in acqua fra Di Martire e Presciutti, fra Figlioli e Rossi. Volano parole e anche qualche colpetto sott'acqua tra le due coppie. Continua il battibecco fra i due numeri 3 intanto, mentre Rossi ha avuto qualcosa da dire a Figlioli. Di Martire, il fallo semplice sul numero 3 Posillipino. Manzi, 3 minuti al termine, fallo di Nora su Mattiello a metà vasca, ancora Manzi, Mattiello, adesso va in pressing il Brescia, non lascia respirare i giocatori del Posillipo, fallo di Figlioli su Rossi e time out di Brancaccio per questa subita numerica che può essere determinante, decisiva a meno di 3 minuti dal termine. Finisce qui la partita di Figlioli. Sentiamo Brancaccio. Non vedono un cazzo. Oh, facciamo 5 diagonali corti. Facciamo, no. Facciamo 5 diagonali corti. No, ma Giampiero a 2. Meglio no. Piero! A nuoto. Va bene, Pietro, hai ragione. Questa espulsione qua non la puoi evitare. Dai, difesa! Abbiamo sentito Bovo a parlare con Pietro Figlioli chiedendo questa espulsione forse la potevi evitare. Si sono alzati i toni in acqua da una parte e dall'altra. Chiaro, si entra negli ultimi 8 minuti, la posta in palio è elevatissima. Stiamo parlando dell'ingresso nella finale scudetto. E il punteggio è ancora aperto. Giampiero Di Martire per Manzi, ha chiesto uno schema particolare Brancaccio. Ovviamente volano i colpi in acqua, ormai non c'è particolare controllo, bisognerebbe avere 1000 occhi per sanzionarli tutti. Manzi ancora una volta, il suo diagonale è velenosissimo, si inarca con il costume fuori dall'acqua e scarica in porta la stessa identica rete dell'8-6, la replica per l'8-7. Nel momento in cui abbassa il braccio il suo diretto avversario Valerio Rizzo, rimane molto alto Edo Manzi dopo tante finte che fa verso la porta del Brescia, riesce dall'alto verso il basso a chiudere e a regalare il settimo gol al Posillipo, 6 su 11 per il circolo rossoverde. Pensate, a parte i gol di Saccoia e Muslim, si è segnato solo con l'uomo in più in questa partita vera, partita così vera. Come deve essere quando c'è una posta in palio molto elevata, gli allenatori non vogliono mai, non vorrebbero ovviamente i gol in parità numerica, soltanto 2-1 per parte. Valeri, grande equilibrio a 2:38 dal termine. E sicuramente Manzi, ex di turno in questa partita, si sta ergendo a autentico protagonista. 3 reti, la prima del match e le ultime 2 che hanno riportato il Posillipo in scia dall'8-5 all'8-7 a 2:40 da giocare, 2:38. Giocatori bresciani ovviamente anche un pochettino spaventati da questo ritorno del Posillipo, devono riacquistare la freddezza e la lucidità per avere la meglio. Adesso ci ha provato Nicolas Presciutti a sorprendere con un pallonetto a Negri, nulla da fare, riparte il Posillipo a testa bassa con Mattiello, c'è un ritardo proprio di Presciutti. Bertoli e Marziali si ostacolano vicendevolmente, il pallone arriva a Manzi in posizione 1, taglio orizzontale di Mattiello e ferma il gioco Paoletti, mandando nel pozzetto il numero 10 Bertoli. Tiro immediato e palla fuori, non so se è considerata valida la giocata, è da ripetere. Ma non aveva ancora rimesso in gioco, sta ancora fischiando l'arbitro quando il pallone è finito nelle mani di Marziali, che lo fa finire fuori, lo spedisce fuori, va di lusso al Posillipo.
che avrebbe perso questa occasione in superiorità numerica. Manzi per Di Martire, Mattiello, ancora Massimo Di Martire, il pallone torna a Giuliano Mattiello, ai due metri c'è Rossi, ansimante con l'acqua alla gola, Giampiero Di Martire, il tiro murato, palla fuori, si esaurisce questa superiorità numerica per la squadra napoletana, che adesso deve affrontare la veemente rincorsa del Brescia. Fuori canottina numero 12, che in realtà sì, è la 11, perché erano finite, era finita anche la canottina di riserva, quindi è Domanzi a finire nel pozzetto, non è Saccoia che ha già finito la sua partita anzitempo. Mentre dalla parte opposta Bertoli, con il precedente fallo, ha finito anche lui la semifinale scudetto. Gallo, Presciutti, l'altro Presciutti, apre per Nora e questa volta sullo spostamento Negri non può far nulla, a 1-12 dal termine arriva il gol del 9-7, quello che può dare la finale scudetto alla squadra lombarda. E in questi momenti la maggiore lucidità è a farla da padrona, da un lato il Posillipo ha avuto ad 1-50 l'uomo in più per il possibile pareggio, e si è infrante al tiro di Giampiero Di Martire, il più giovane. Che personalità di andare a concludere proprio nella parte finale calda, senza nessun tipo di timore reverenziale. Chapeau sicuramente per il giovane Di Martire, però dalla parte opposta, nella superiorità numerica invece, che va a bersaglio e che probabilmente farà certificare così il passaggio in finale della Brescia. Mattiello, siamo nell'ultimo minuto di gioco di questa prima semifinale scudetto. Manzi perde per un attimo il pallone, lo riconquista, poi lo scarica ancora al regista Mattiello, è costretto a gettare via la palla, non c'è più tempo a disposizione del circolo nautico, e allora il Brescia comodamente, con 30 secondi di possesso sui 42 totali, si avvia all'ultima azione. Sotto gli occhi del Recco e dello Sport Management, il Brescia esce vincente da questa sfida, ma quanta fatica per la squadra di Sandro Bovo, che adesso invita tutti alla calma, invita a stare più tranquilli nel time out che gestisce. Il time out a 42 secondi, se non ho visto male dal termine, con la calma che chiedeva Sandro Bovo, a cui adesso apriremo il microfono per l'ultimo time out del match. Teniamo sti 22 secondi la palla, non la perdiamo, gliela diamo. Chiare direi le indicazioni, inutile ripeterle. Con la Brancaccio che è sconsolato, probabilmente per la gestione proprio degli ultimi, dell'ultimo uomo in più, che avrebbe potuto regalare il pareggio e magari mettere molta pressione. Ora, guardando già a dopodomani, chissà se questa paura, magari questa partita contratta del Brescia, li saprà sbloccare e giocare magari una finale in tono, diciamo, superiore rispetto a quello fatto vedere oggi. Cristian Presciutti conserva il passo a metà vasca. Nicolas gestisce il pallone, la squadra lombarda, poi il passaggio è per Nora. Se ne sono andati avanti in due per il Posillipo, costringendo Gallo e Presciutti a rientrare. In pratica si gioca quattro coppie da una parte e quattro dall'altra. Arrivano i 30 secondi finali con gli ultimi 12 a disposizione del Posillipo. Marziali dalla distanza, la diagonale, respinge del lungo e Presciutti effettua il taglio fuori su Giampiero Di Martire. Nel secondo conclusivo di questa partita il Brescia batte il Posillipo per 9-7, superando la squadra napoletana con enorme difficoltà. Onore e gloria per questo circolo nautico, che ha disputato una semifinale scudetto all'altezza del suo blasone e degli 11 scudetti vinti. Andiamo subito da Bovo. Siamo con Bovo. Allora, la difficoltà mentale, lo ha ripetuto più volte nel corso della partita, è stato questo la difficoltà maggiore per voi, l'approccio? Abbiamo provato probabilmente quello che prova Enrico da tantissimi anni, no? Sto fatto di essere favoriti e di dover vincere. Anche noi negli anni, con squadre molto inferiori tecnicamente, l'abbiamo messo in difficoltà, vinto poche volte. Questo è stato un po' il tema dell'incontro. Molti giocatori sono passati al fianco della partita. Non c'era l'accettazione della fatica, questo è per cui si cercava soprattutto all'inizio la strada più,
più semplice per trovare delle soluzioni, invece tutto arriva solo attraverso la fatica. Grazie, grazie a Bovo, a te Dario. E queste erano le parole di Sandro Bovo, che ha fotografato a pieno. Sì, assolutamente, quello che abbiamo detto anche durante tutto il match. C'è anche questa caduta che Franco Venditti ci ha riproposto, per fortuna è andato tutto bene per il tecnico lombardo. Questo è anche lombardo. Un po' il nervosismo che c'era e c'è stato durante la sfida, ma un Posillipo che esce a testa altissima dopo aver certificato ieri il quarto posto. Oggi ha messo veramente in grandissima difficoltà, grande paura e spavento dell'Associazione Nuotatori Brescia. Deve essere contento e orgoglioso dei suoi ragazzi, della crescita esponenziale che hanno avuto all'interno della stagione, ma anche all'interno di questa Final Six. Complimenti a Brancaccio con Sebastiano Franco. Brancaccio a testa alta, anzi a testa altissima, Posillipo. Altissima, veramente ragazzi oggi hanno dato l'anima, hanno messo tutto in acqua come gli avevo chiesto. Era questa la partita che dovevamo fare se volevamo dare fastidio al Brescia, penso che ci siamo riusciti ampiamente. Rimpianti per quell'ultima palla con superiorità numerica, avevate la possibilità di pareggiare. Sì, quelle sono quelle palle che devi lavorare negli anni, è capitata, se vuoi vedere, al più giovane, a Massimo Di Martire, a Gian Piero Di Martire. Dobbiamo continuare su questa strada e crescere, e un domani queste palle faranno un'altra fine. Grazie Brancaccio, complimenti a te. Eh sì, sottolineava giustamente Sebastiano Franco proprio come il pallone sia capitato nelle mani del più giovane nel momento più delicato della partita, eppure non si è tirato indietro, anzi. Infatti quello che abbiamo giustamente sottolineato anche noi, grande personalità per non solo per lui ma per tanti giocatori giovani che hanno fatto oggi una grande partita senza alcun timore reverenziale. Picca, lo stesso di Martire, ma tanti di loro. Edo Manzi, che ha giocato una grande partita oggi, è venuto fuori nel momento decisivo contro la sua ex squadra. Direi che è un Posillipo che non può recriminare nulla, ha difeso come ha potuto, e poi la maggiore esperienza soprattutto nei momenti decisivi ha solcato il Brescia nel secondo e nel terzo tempo nella parte centrale. Questi due gol di vantaggio tra il secondo e il terzo tempo.